Buongiorno a tutti. Allora, iniziamo, come detto, la registrazione di questo webinar. Io sono Mauro Cinefra, funzionario di Confesercenti del Veneto Centrale di Padova e di Vicenza. Il webinar odierno, che è previsto dalle 14.30 alle 15.30, insomma più o meno come tempistica siamo su questo momento qui, vede il nostro ospite relatore Carlo Mario, dottore, che è un assicuratore specializzato nella valutazione e nella gestione dei rischi, nostro consulente, con il quale ci auguriamo dal 2024 di aprire uno sportello dedicato all'interno dell'associazione su questi temi. E il webinar viene fatto da Confesercenti in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, nello specifico lo sportello mentore. Lo sportello mentore è uno sportello che serve a supportare le imprese ad affrontare le criticità nel momento in cui c'era stato il Covid, era nato un po' per far ripartire le aziende dopo l'emergenza epidemiologica, dà informazioni e orientamento rispetto a bandi pubblici di contributi e iniziative per facilitare l'accesso al credito nazionale, regionale e locale, adottati appunto per avviare ed aiutare le imprese nel riavvio delle attività. Servizio di assessment economico e finanziario, posizionamento competitivo, fruibile dalle imprese. Programmi di formazione, in particolare finanziata, finalizzate al miglioramento delle performance e della competitività d'impresa. Strumenti preconcordati, strumenti preconcorsuali di risoluzione della crisi, per cui piani di risanamento aziendale, ristrutturazione dei debiti, gestione delle risoluzioni alternative delle controversie e procedure attraverso il registro imprese per cancellazione e liquidazione delle imprese. Questi sportelli mentor ci sono in tutte le associazioni di categoria, in questo caso nella sede mandamentale di Padova e di Vicenza e quelle locali di Confesercenti nel territorio. Sportello mentore collabora anche col punto di ascolto psicologico online per l'emergenza dell'Università di Padova e per quanto riguarda anche Libera contro i problemi rispetto alle segnalazioni di mafia e quant'altro. Ecco. Io ho finito un attimino il cappello presentativo, ora il dottor Mario avrà a disposizione il suo tempo per fare una presentazione. Avete il tempo a disposizione o durante, se c'è qualcosa in particolare o alla fine, per fare delle domande appunto e avere dei chiarimenti rispetto alla sua presentazione. Non vi rubo ulteriore tempo, che è prezioso. Dottor Mario, prego a lei. Grazie mille Mauro per la presentazione. Condivido il mio schermo con voi. Fatemi un istante che parte. E iniziamo con la presentazione. Eccoci qua. Eccoci qua. Spero che si veda bene. Chiedo a te conferma, Mauro, del fatto che si veda la mia presentazione. Sì, io non la vedo a tutto schermo e mi vedo anche nel riquadretto in basso a destra. Che non lo so. Non so come eliminarlo. Ma eliminami. È un po' inquietante rivedersi anche lì nell'angolino, ma insomma. Non so se puoi ampliare. Eccola, va benissimo. Eccoci. A posto. Vai. Allora, buongiorno e grazie a tutti di essere intervenuti. Con questa presentazione io voglio affrontare la tematica della gestione dei rischi. L'obiettivo del webinar è quello di definire e di individuare delle ipotesi di rischio, descrivere un metodo strutturato, collaudato e certificato per analizzare e gestire dei rischi secondo lo standard ISO 31000 e individuare quali sono le soluzioni per raggiungere una serie di obiettivi e sogni sia aziendali che familiari. Concluderemo la presentazione con alcuni esempi proprio di casi reali che mi sono capitati e che rendono bene l'idea di quale sia il mio lavoro. E alla fine ci sarà uno spazio per le domande se le vorrete porre. Inizio con questa frase di Henry Ford, il quale diceva che il meglio che possiamo fare è cogliere le opportunità
calcolare i rischi connessi, stimare le nostre abilità nel gestirli e fare i nostri progetti con fiducia. Perché inizio con questa frase? Perché io sono convinto personalmente che il mondo sia fatto sia di rischi che di opportunità e che questi siano ineliminabili. Molto spesso mi è capitato di confrontarmi con persone e di capire che la differenza tra un rischio ed una opportunità risiede nella prospettiva di chi guarda a certi avvenimenti. Quindi lo scopo spesso del mio lavoro è quello di, alla fine, se riesco a farlo bene con il mio cliente, è quello di trasmettere una certa fiducia nel futuro e quindi quello di affrontare gli eventi della vita non più come problemi, ma come opportunità per migliorare se stesso, la propria azienda e la propria famiglia. La prima definizione, partiamo dalle parole, a me piace sempre partire dalle parole, dalla definizione, che cosa vuol dire rischio, poi vedremo la sua gestione. Se io in questo momento vi invitassi a pensare nella vostra mente a che cos'è un rischio per voi, che cosa vi potrebbe venire in mente, a cosa pensate? Molto spesso le definizioni che mi vengono date sono danno, pericolo, incertezza, perdita, e sono tutta una serie di definizioni di tipo soggettivo. Perché? Perché nell'ambito della nostra vita noi abbiamo affrontato una serie di problematiche. Un incendio, un evento atmosferico grave, la morte improvvisa di qualcuno, una malattia grave, un problema giudiziario, oppure un cataclisma, come uno tsunami. Sono cose che indirettamente o direttamente alcuni di noi hanno avuto esperienza di queste cose. Pensate per esempio a ciò che è successo la settimana scorsa alla Guizza a Padova. Ha preso fuoco un condominio, 24 persone sono finite all'ospedale intossicate. Stanno tutte bene, però io sono convinto che se fra 10 anni chiedessi ad una qualsiasi di queste persone che cosa vuol dire per te rischio, loro sicuramente mi risponderebbero l'incendio, perché hanno avuto esperienza diretta di questa cosa. Diamo invece una definizione di tipo oggettivo. C'è una definizione internazionalmente riconosciuta di rischio che è l'effetto dell'incertezza sugli obiettivi. Noi tutti nella nostra vita abbiamo obiettivi, sogni, speranze. I rischi sono una serie di eventi che destano in noi alcune domande, preoccupazioni. Cosa succederebbe se queste preoccupazioni, questi pensieri tolgono in qualche modo a noi, alcune volte ci tolgono il sonno, ma spesso ci tolgono la libertà di poter esprimere al meglio la nostra vita, di poter sviluppare la nostra azienda, le nostre attività, di poter progettare qualcosa per il futuro. Quindi parte del mio lavoro è anche quello di togliere dalle spalle delle persone una serie di preoccupazioni in modo che possa guardare in modo positivo e con una prospettiva di fiducia e di libertà alla propria vita. Una premessa necessaria, secondo me, per capire bene il tipo di lavoro che si può fare quando si parla di analisi dei rischi è questa. Le aziende e le famiglie vivono, prosperano e vanno in crisi per cassa. Cosa intendo? Se pensate alla vostra vita odierna, sapete perfettamente che se domani le vostre entrate, sia familiari che aziendali, dovessero fermarsi, una delle due, sarebbe un problema importante. Perché? Perché al fermarsi delle entrate, le spese continuano, le uscite continuano, quindi leasing, mutui, rate, spese per i figli, libri, la palestra, Netflix, tutte queste continuano. Per le aziende la cosa si fa addirittura più complicata quando si parla di mutui, di stipendi. La cassa è fondamentale, il flusso di cassa è fondamentale per la sopravvivenza delle famiglie e delle imprese. È importante questo da capire, perché se noi subiamo un danno, se ci succede qualcosa, ma la cassa continua a fluire costantemente, noi possiamo sopportare quel danno, quell'imprevisto, e quindi riprenderci, magari nel tempo, magari ci vogliono sacrifici, ma lo possiamo fare. Se la cassa si ferma, quello è un problema importante. Nell'ambito del Nord-Est, che è la realtà che noi viviamo, dobbiamo porci anche alcune domande importanti. E cioè, possiamo noi, fatta la necessaria premessa sul flusso di cassa, distinguere, separare il rischio privato da quello aziendale? Secondo me no. Quando le aziende hanno una dimensione
media, piccola, e non sono aziende grosse, strutturate. La differenza tra un rischio privato ed un rischio aziendale sostanzialmente svanisce. Ciò che succede nell'ambito privato succede anche nell'ambito aziendale e viceversa. Quindi, alla prima domanda, possiamo veramente separare un rischio privato e da un rischio aziendale? Secondo me la risposta è no. Ciò che colpisce il privato colpisce l'azienda e viceversa. Sappiamo quali sono i rischi che corriamo e che impatto economico hanno su di noi, cioè sappiamo quantificarli da un punto di vista economico vero e proprio e sappiamo quali sono. Bene, una diagnosi dei rischi fatta bene ci dà risposta a questi due quesiti, quindi quali rischi corriamo e che impatto economico hanno, e sappiamo noi, in terza battuta, quali sono gli impatti economici che possiamo sopportare. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha un appetito al rischio differente. Quindi per noi, per tutti noi, un rischio è diverso a seconda della capacità economica che abbiamo di poterlo sopportare. Il metodo di lavoro che io utilizzo per gestire i rischi per i miei clienti deriva dall'ISO 31000. Un po' di storia, l'ISO 31000 è un standard di valutazione dei rischi che si è sviluppato tra il 2005 e il 2010. La sua prima versione è uscita nel 2012 e di anno in anno viene implementata. È uno standard, diciamo, di gestione dei rischi. Il gruppo di lavoro con il quale collaboro ha preso gli standard dell'ISO 31000 e li ha tradotti in un metodo di lavoro concreto. Lo schema che utilizzo è questo. È uno schema di lavoro che è stato certificato dal sito Il Salvagente, è un sito che si occupa di evitare truffe ai consumatori e certifica tutta una serie di cose, tra cui il nostro metodo di lavoro. Io sappia, al momento, il metodo di gestione che utilizzo per la gestione dei rischi è l'unico certificato da questa azienda, quindi è un metodo che funziona ed ha un senso per chi lo utilizza. Il mio metodo di lavoro comporta una serie di step. Il primo sul quale vi voglio far porre l'attenzione è quello in alto a destra, cioè le minori entrate, il famoso flusso di cassa. Cosa faccio io per calcolare le diminuzioni delle entrate per le famiglie e per le persone? La prima cosa che faccio è chiedere l'estratto conto previdenziale ai miei clienti. L'estratto conto previdenziale non è altro che una sorta di conto corrente nel quale noi versiamo qualche cosa ogni mese e che lo Stato mette via tramite le casse di previdenza, che possono essere INPS, gestione separata, cassa forense, ENPAM, qualunque cassa di previdenza è un conto corrente nel quale noi accumuliamo qualcosa e che nel tempo ci dà diritto a determinate condizioni, a certi tipi di prestazione. Faccio un esempio, un caso concreto che mi è capitato per capire come funziona una cassa di previdenza e quale lavoro posso fare. Faccio una premessa ulteriore. Questo lavoro che io faccio serve per due motivi. Primo, per calcolare le prestazioni a cui abbiamo diritto. Secondo, per vedere se ci sono stati errori. Perché se io faccio costantemente una valutazione... Allora, facci chiari, è all'inizio, ecco. Pronto? Posso continuare? Continuo. Continua. Grazie. Io se vado a vedere l'estratto conto previdenziale di un mio cliente mi accorgo se ci sono ammanchi. L'azienda per cui ha lavorato 10 anni prima è stata in crisi un anno, non ha versato i contributi per 6 mesi, oppure l'INPS se li ha persi. Vi assicuro che una valutazione su 4 evidenzia dei problemi inaspettati per il cliente. È una cosa che scapita molto più spesso di quanto possiamo immaginare. Se riusciamo ad individuare il problema tempestivamente, possiamo anche recuperarlo. Ma la cosa più importante che faccio con la cassa di previdenza è fare una valutazione concreta di quali sono le prestazioni delle quali noi abbiamo diritto a livello di pensioni di invalidità e di inabilità. Vi faccio un caso concreto. Il mio cliente, veramente, questo è un caso che mi è capitato di analizzare. Avvocato di 40 anni, quindi versa in cassa forense da 10 anni, la sua RAL è di 50.000 euro lordi annui. Bene, nel caso di una invalidità all'80% certificata, questa persona ha diritto ad una pensione di 458 euro lordi mese per 13 mesi, per un totale di 5.945 euro lordi annui, che in 25 anni fanno 148.850 euro. Questi sono gli unici numeri che do, però sono importanti. Perché? Perché questa persona
con quei 50.000 euro l'anno per 25 anni, che diciamo è il momento in cui idealmente potrebbe andare in pensione, avrebbe un'entrata di 1.250.000 euro con i quali pagherebbe le tasse, il mutuo, i figli, la scuola, l'università, eccetera, eccetera. Togliamo il 30% di tasse che non paga più se non riesce più a lavorare, ad avere un'attività. Bene, 875.000 euro. Tra quei 148.000 erotti euro e quegli 875 c'è un gap di 700.000 euro che mancano all'appello all'avvocato per 25 anni per condurre la sua vita. E questo è un problema. È un problema enorme perché una persona che ha un'invalidità all'80% non può più produrre reddito come lo produceva prima, ma quindi la sua cassa si prosciuga, e in contemporanea però le sue spese continuano. E questa cosa è a tempo indefinito. Faccio anche notare una cosa: invalidità all'80% vuol dire che una persona non può più lavorare come prima. Tutte le casse di previdenza, eccetto alcune rare eccezioni, danno delle prestazioni al raggiungimento del 66,9% di invalidità permanente, il che vuol dire che se questo avvocato avesse una invalidità al 62%, facciamo finta, gli spetterebbe zero di pensione di invalidità. Però nel frattempo lui avrebbe perso la sua capacità lavorativa del 62%. Se questi numeri vi sembrano forti, sappiate che derivano dalla riforma delle pensioni avvenuta tra il 92 e il 95, con la quale si è passati da un sistema di tipo retributivo ad un sistema di tipo contributivo. Per farla breve, con il sistema di tipo retributivo si calcolava la media degli ultimi 5 anni di retribuzione, si diceva: ok, negli ultimi 5 anni questa è la tua media, ti diamo come pensione di invalidità il 70, 75, 80%, a seconda delle diverse casse di previdenza. Oggi invece no, andiamo dritto ad una serie di prestazioni a seconda di quanto abbiamo versato. Quindi un avvocato di 40 anni, giovane, con tutta la vita davanti, una serie di impegni, mutuo, dei figli minori, si trova a non aver diritto ad un sostegno concreto per il resto della propria vita. E questo è un problema al quale siamo tutti quanti esposti, poiché è cambiato il sistema tra il 92 ed il 95. E questo riguarda le gravi invalidità. Nel caso di una non autosufficienza, che corrisponde alla impossibilità di una persona di prendersi cura di se stessa, lo Stato, tramite un sistema di calcolo, aggiunge dei contributi figurativi, quindi dona a questa persona i contributi per arrivare alla pensione di anzianità, ed in più gli dà l'accompagnatoria di, adesso mi pare che siano attorno ai 530 euro lordi mese. Il problema è che una persona in grave stato di invalidità e non autosufficiente ha un costo di 3.000-4.000 euro mese. Quindi non solo non si è più in grado di produrre reddito, ma si diventa un costo molto forte. Questo è un problema che va affrontato. Nel caso invece che la persona venga a mancare, bisogna vedere se ha raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità, ed in questo caso possono essere dati, la pensione di anzianità può essere data in parte al coniuge e ai figli fino a quando studiano. Ma i numeri sono questi: ci sono dei buchi all'interno della previdenza che creano un problema molto forte alla cassa delle famiglie e anche delle aziende, perché appunto famiglie e aziende nel modello Veneto sono strettamente connesse, con buchi da 700.000, 800.000, 1 milione di euro. L'analisi prosegue andando in senso orario, poiché noi con una serie di entrate compriamo dei beni. Qui vedete la casa, perché è il bene tipico che si compra in Italia. I beni vanno valutati. Io, grazie al software che utilizzo, posso connettermi al catasto e vedere se le persone, cosa il catasto sa di loro e quali beni risultano appartenere alle persone, anche le frazioni magari che si ereditano. I beni vanno valutati nel loro valore e si va a calcolare quali sono gli avvenimenti che potrebbero distruggere i beni, come per esempio un incendio, un evento atmosferico, un'alluvione o anche un sequestro. Non solo il bene può essere distrutto, ma le nostre responsabilità ci possono fare in modo che noi dobbiamo liquidare questi beni per far fronte alle nostre responsabilità. Pensate alla circolazione dei veicoli o ai figli minori. Se un nostro figlio minore crea un danno a qualcuno, noi dobbiamo rispondere con il nostro patrimonio presente e futuro. Quindi dobbiamo
liquidare i nostri beni. La vita privata ci può creare responsabilità e anche la nostra professione. Apro una parentesi, se le professioni sono da liberi professionisti oppure si tratta di aziende medie, piccoline, che magari fatturano un milione e mezzo di euro, si può fare un'analisi di un certo modo. Se invece le aziende hanno un fatturato più alto, ci affidiamo per gestire il rischio dell'azienda ad un professionista che fa un risk management specifico per quell'azienda che ha lavorato all'interno di questo ambito per decenni. Quindi c'è la possibilità di costruire un vestito ed un'analisi su misura per quanto riguarda le aziende più importanti. Proseguendo in senso orario, andiamo a fare una proiezione, grazie al software e all'analisi, di quella che sarà la nostra pensione di anzianità in futuro e nel fare l'analisi, ma insomma ce ne siamo accorti tutti, bisogna fare in modo di avere una integrazione tra il sistema pubblico ed il sistema privato di pensionamento, in modo da non trovarci in là con gli anni e non aver pensato ai nostri obiettivi, alle pianificazioni e a diversificare i nostri investimenti per poter arrivare ad una pensione, al momento della pensione, che abbiamo un modo per sostenerci. Possiamo fare questo tipo di valutazioni. Prima si fanno e meglio è. Ultimo in ordine di tempo, ma non di importanza, in alto a sinistra vi è l'eredità. Quando la nostra vita finisce, ciò che noi abbiamo acquisito in vita viene lasciato a qualcun altro. La normativa che si occupa dell'eredità in Italia è neanche una legge, ma un regio decreto del 1942, il Codice Civile Italiano del 1942. L'epoca era completamente diversa, la situazione economica e sociale era completamente diversa, ma quelle regole sussistono anche oggi, con una serie di problematiche. Quando sono coinvolti, in particolar modo, aziende, minori, persone con una disabilità, patrimoni importanti, bisogna necessariamente preventivare e fare in modo da costruire la propria successione. La successione ereditaria, dico spesso ai miei clienti, va fatta non nell'interesse di colui che lascia in eredità qualcosa, ma nell'interesse di chi la riceve, per evitare una serie di problemi, la dispersione dei patrimoni, lotte all'interno delle famiglie o la chiusura di aziende. Pensate ad un SRL ereditata da un minorenne. Bisogna pensare assolutamente a queste cose, perché un SRL che viene ereditata da un minore chiude. Cioè, non ci sono molte cose da dire. Bisogna pensare a queste cose, grazie all'analisi dei rischi possiamo far emergere questo tipo di problemi e porvi rimedio. Grazie a questo tipo di valutazione noi rilasciamo un report di 35-40 pagine con le problematiche e le soluzioni. Le soluzioni ve le faccio vedere in due modi. Questo schema che vedete davanti a voi è un tipico schema di gestione del rischio secondo risk management. Quando un rischio è molto grave e succede molto di frequente, è meglio eliminarlo. Se io ho costruito la mia azienda sul grato di un torrente che negli ultimi 10 anni è esondato 4 volte, non c'è assicurazione che tenga, devo spostare la mia azienda. È un modo corretto di gestire il rischio. Se un danno capita molto frequentemente, ma il suo impatto è minimo, a tutti noi per esempio è capitato che ci si rompa il telefonino perché ci casca per terra e si crepa. La cosa da fare è ridurre il rischio. Non è un rischio grave che ci comporta un problema per il resto della nostra vita e capita un po' di frequente, compriamo una cover e stiamo più attenti con il telefono, non diamo le mani ai nostri figli che magari ci giocano e non fanno attenzione. Se invece il rischio, proseguendo verso il verde scuro, è di bassa gravità e anche di bassa frequenza, per esempio un neon che si rompe una volta ogni 5-6 anni, una lampadina LED che ha una lunga durata, però ovviamente ogni tanto si rompe, il rischio va assunto in proprio. Andiamo dal ferramenta e cambiamo la lampadina. Non è una spesa che tutti possiamo sostenere, capita una volta ogni tanto, ci assumiamo il rischio. In questo ambito, quando un rischio succede poco spesso, ma è molto grave, per esempio l'incendio di un condominio, bisogna trasferire il rischio ad una compagnia assicurativa in modo corretto. Quindi le assicurazioni nascono per trasferire ciò che potrebbe rovinare la nostra vita se accadesse,
ma che capita una volta nella vita di una persona. Un incendio, forse ci capiterà di assistere ad un incendio nella nostra vita, ma quell'incendio cambierebbe la nostra vita per sempre. Un altro modo che ho per farvi capire come vengono gestiti i rischi è questo. Le soluzioni possono essere di tipo legale, ovvero tramite un contratto, tramite un passaggio da un notaio, tramite la revisione dei patti parasociali di un'azienda, noi possiamo sistemare molte cose, molte problematiche che emergono dall'analisi del rischio. E questo è un modo per farlo. Si combina poi con il buon senso. Possiamo trovare molte soluzioni noi con il buon senso, spostare una cosa, farci più attenzione, mettere in atto sistemi di sicurezza. Ci sono tante cose che si possono fare anche solo con il buon senso e molto spesso noi troviamo soluzioni pratiche con i nostri clienti. E tutto quello che non può essere risolto tramite un qualcosa di legale o tramite il buon senso, beh, lo si scarica su una compagnia assicurativa. È questo che servono, a cui servono le assicurazioni. Una volta che non possiamo trovare soluzioni alternative, le assicurazioni servono appunto per trasferire dei rischi che non possiamo prendere, non possiamo prenderci in proprio. Sartre diceva che si è sempre responsabili di quello che non si è saputo evitare. È vero, se noi siamo in grado di identificare ciò che potrebbe creare un problema, ciò che è un rischio, e mettiamo in atto una serie di strategie per evitarlo, a quel punto togliamo da noi una serie di responsabilità e possiamo vivere più serenamente e portare avanti una serie di progetti. Vengo ad alcuni esempi concreti che mi sono capitati nello svolgere questo tipo di attività. Partiamo dalla prima, la giurista e la cassa di previdenza. Ho conosciuto una mia cliente, la quale ha studiato come avvocato, lo è diventata, dopo alcuni anni che era diventata avvocato e praticava e quindi versava in cassa forense, ha cambiato attività. È entrata all'interno dell'azienda di famiglia come amministratrice, quindi è passata da cassa forense a gestione separata. Ha perso tutto ciò che lei aveva accumulato come diritti alla pensione di inabilità e di invalidità. Non lo sapeva. Quando abbiamo fatto questa analisi, abbiamo trovato questa problematica, le soluzioni sono di tipo assicurativo, in modo che se dovesse capitarle qualcosa con gli impegni familiari che ha preso, possa comunque continuare la sua famiglia e la sua azienda a vivere e prosperare. Un altro esempio che mi capita molto spesso, l'artigiano e la coppia di fatto. C'è un mio cliente che ha fatto questo nella sua vita, nell'ordine. Si è sposato moltissimi anni fa, ha divorziato senza avere figli, ha comprato una casa, poi ha trovato la compagna della sua vita, non si sono sposati e hanno fatto un figlio. E qui è arrivata una tegola sulla testa. Lui, durante il suo lavoro, un giorno è caduto, stava ristrutturando un bagno e ha piantato la testa su una vasca da bagno. È andato in coma per una settimana, 5 giorni. La compagna a quel punto ha capito che aveva un problema, perché la casa l'avrebbe ereditata tutta il figlio. Lei non era nessuno per lo Stato, era la compagna. Il conto corrente del compagno di lui, che era quello più forte all'interno della famiglia, era bloccato, perché a quel punto ce l'avrebbe avuto a disposizione un minore quando se fosse venuto a mancare il marito, il compagno, e lei aveva poca liquidità e lo spettro era quello di vedersi ogni volta costretta a interpellare il giudice tutelare per qualunque cosa nella sua vita. Fortunatamente il mio cliente si è ripreso. Quando si è ripreso, la soluzione è stata: si sono sposati, succede anche questo come soluzione, hanno deciso in autonomia, ma questo ha risolto molti problemi, hanno fatto un testamento ed alcune polizze assicurative hanno creato un argine alle possibili problematiche. Terzo caso, ho fatto questa analisi al titolare di una SRL importante della provincia di Padova, il fatturato è di 7 milioni e mezzo di euro con 25 dipendenti. Lui è il titolare. La moglie ha una piccola quota di partecipazione, non hanno figli. Si è evidenziato un problema di tipo ereditario. Se lui fosse venuto a mancare, chi avrebbe ereditato sarebbero stati, non avendo lui loro figli, i genitori di lui, molto anziani, novantenni entrambi, e la sorella di lui. I genitori sono troppo vecchi per ereditare un SRL che fattura 7 milioni e mezzo di euro
e la sorella non c'entra niente con l'azienda. Ci sarebbe voluto un capitale molto importante per liquidarli. Soluzione: hanno rifatto i patti parasociali, hanno fatto testamento escludendo la sorella dalla eredità, perché si può fare, e abbiamo stipulato una temporanea casa morta, una polizza temporanea casa morta con un capitale molto alto. Dovesse lui venire a mancare, liquideremmo anche i genitori, perché se i genitori dovessero venire a mancare dopo che lui è venuto a mancare, la sorella che abbiamo fatto uscire dalla porta rientrerebbe dalla finestra, perché erediterebbe le quote che i genitori hanno ereditato da lui. Quindi in questo caso abbiamo messo in sicurezza l'azienda e il suo futuro. Quarto caso, un professionista che conosco da anni, con il quale ho anche un rapporto di amicizia, ho fatto l'analisi per due, è venuto fuori che c'è in famiglia, sua sorella ha una disabilità, hanno un patrimonio immobiliare molto importante, ci siamo resi conto che la disabilità della sorella è un problema, abbiamo trovato delle soluzioni assicurative e legali per evitare che, nel caso in cui lui venisse a mancare, la sorella, che non ha la possibilità di gestire questo patrimonio immobiliare, possa essere tutelata. Quinto caso, un negozio di elettronica che è stato un mio cliente per tanti anni, puntualmente il suo magazzino andava sott'acqua, a un certo punto la compagnia assicurativa si è rifiutata di assicurarglielo, basta. E lui era disperato perché diceva: se mi va sott'acqua il magazzino, io ho centinaia di migliaia di euro là sotto, come faccio? Gli ho fatto spostare il magazzino, abbiamo analizzato un attimo la situazione, il suo negozio ha delle volte molto alte, gli ho fatto fare un investimento, ha costruito un magazzino sotto le volte, quindi con un carrello elevatore, il magazzino a questo punto è al sicuro per quanto riguarda le alluvioni, lui ha spostato il suo ufficio nel magazzino, quindi sotto il livello della strada, ha messo le prese di corrente ad un'altezza tale per cui l'acqua non le può prendere e nel caso di un'alluvione si bagna il tappeto, il tavolo e la sua sedia. Lui utilizza, come ciliegina sulla torta, solo un computer portatile. In questo modo, se viene un'alluvione o si allaga al locale, lui non subisce un danno al computer perché basta che lo spenga, se lo porti via, finito il problema. Sesto caso. Un'azienda che produce pasta, puntualmente ogni 200-250 giorni ha una rottura su una macchina che lavora in continuo 24 ore su 24. Questo ha comportato nel tempo lo stop alla produzione, il buttare via tutto il materiale che era dentro il macchinario, non si evadono gli ordini. Analizzando la problematica ci siamo accorti che le rotture capitano ogni 200-250 giorni. Quindi abbiamo stabilito che ogni 150 giorni lui fa una manutenzione programmata, sostituisce il pezzo perché si rompe sempre lì, con quell'occasione i suoi operai danno una ripulita alla macchina, abbiamo stabilito che lui va in sovrapproduzione nella settimana, due settimane precedenti, riempie il magazzino di pasta fresca, si ferma l'azienda per tre giorni, sostituiscono quel pezzo, ripuliscono tutto, evadono gli ordini con il magazzino pieno, e non hanno più questo problema. Per evitare problemi ulteriori abbiamo anche assicurato la sua azienda per il blocco produttivo, in modo che dovesse capitare al di fuori di queste manutenzioni programmate un problema, comunque il flusso di cassa non viene meno perché l'assicurazione se ne occupa. Ultimo esempio che mi è capitato più o meno un anno fa, sei mesi fa, un mio cliente storico è un grossista, di un certo tipo di prodotto. Io ogni volta che andavo presso la sua azienda vedevo, parlando di polizze assicurative, nella sua sala riunioni che sulla lavagna che hanno c'erano dei circuiti disegnati. A un certo punto gli ho domandato: ma scusa, ma questi circuiti qui, cioè tu sei un grossista, perché ci sono dei circuiti disegnati sulla tua lavagna? Mi ha spiegato che ci sono delle aziende che gli hanno chiesto di fare delle parti macchina, cioè di costruire dei pezzi per loro, inserirli all'interno di alcuni macchinari che vanno poi mandati, per esempio ce n'è uno in Thailandia. E io ho detto: ma scusa, ma tu fai il grossista? Mi fa: sì, ma sai, facciamo queste cose e le marchiamo con il nostro nome. Quindi tu non sei più un grossista, sei un'azienda che fa produzione. È venuto fuori questo grazie all'analisi del rischio. Allora, la soluzione è stata: facciamo una polizza nuova, il costo si è alzato molto, però abbiamo deciso di tenere delle franchigie molto alte
5.000 o 10.000 euro, quindi i primi 10.000 euro di danni se li prende lui, ma così abbiamo contenuto i costi di una polizza nuova e lui adesso può lavorare in sicurezza e senza problematiche. Io questo, in particolare mi ha colpito questo ultimo caso perché erano persone che pensavo di conoscere molto bene, facendo un'analisi dei rischi è venuto fuori una cosa che non credevo, che non sapevo. Concludo. Il mio lavoro, chi fa questo lavoro come me, è quello di aiutare le persone e le famiglie a perseguire i propri sogni. Io ci credo veramente a questa cosa. Togliere dei pesi, delle responsabilità, delle preoccupazioni, dei rischi dalle spalle delle famiglie, delle aziende, gli dà la possibilità di perseguire i propri sogni. Fare questo dà un bel senso al mio lavoro. Una cosa importante, è dimostrato che le aziende che fanno una gestione dei rischi attiva, secondo il metodo ISO 31000, diventano più redditizie e diventano in qualche modo immortali perché riescono a sopravvivere ad una serie di eventi che nella vita aziendale sicuramente capiteranno prima o poi. E però riescono in qualche modo a sopravanzare questi accadimenti senza inciampi, quindi idealmente diventano aziende immortali e un imprenditore vuole sicuramente che la sua azienda diventi immortale. In ultima analisi dico una cosa, che voglio trasmettere a tutti voi una cosa che ho imparato facendo questo lavoro. C'è un legame straordinario tra responsabilità e libertà. Se noi diventiamo responsabili di quello che ci capita nella nostra vita, siamo anche liberi. Perché se diamo la responsabilità a qualcun altro di quello che ci potrebbe succedere, non siamo liberi. Se ne occupa qualcun altro, se ne prende cura qualcun altro, secondo il caso, non siamo liberi. Quindi, ripeto, essere responsabili, diventare responsabili di quello che ci succede, ci dona una grande libertà. Io ho finito la mia presentazione, vi ringrazio di avermi ascoltato. Se avete delle domande, sono qui. Ricondivido con te, Mauro, lo schermo. Sì, grazie. Grazie Carlo. Chiedo se le persone che sono collegate se hanno colto degli punti rispetto ai rischi, ai problemi o anche alle soluzioni che sono state poste dal nostro relatore. Il signor Brancheri con cui discutavamo prima, che fa l'agente di commercio, la chiamo in causa? Sì, la ringrazio di avermi tirato in causa. Sì, ho trovato molto molto interessante soprattutto l'esploso di quello che è l'analisi del rischio aziendale sia nella valutazione della perdita di entrate che di uscite che di perdita del capitale tramite indebitamento. Quello sicuramente sarà una cosa che mi permetterò di prelevare da questa riunione, diciamo così, per poter analizzare appunto il mio stato patrimoniale, perché effettivamente c'erano delle cose che non avevo mai tenuto in conto, come può essere appunto la mancanza di introiti di liquidità, che quello bloccherebbe automaticamente l'andata a copertura dei mutui, dei leasing, dei prestiti, eccetera eccetera. La ringrazio, questo forse è uno degli aspetti che a me ha sorpreso, anch'io non la sapevo questa cosa fino a quando non l'ho studiata. La cassa è la cosa più importante, noi possiamo affrontare tutto ciò che ci succede se la nostra cassa continua, se invece si ferma siamo bloccati e si va in crisi abbastanza rapidamente. Aggiungo che siamo in grado, per quanto riguarda le aziende, di fare un calcolo di quanti giorni potrebbe sopravvivere l'azienda, è un calcolo abbastanza semplice, quanti giorni può sopravvivere un'azienda se la cassa si ferma. È un calcolo che non si fa, noi siamo in grado di farlo. Volevo chiedere un'altra cosa, appunto, perché io pensavo che era solamente una mia peculiarità personale la differenziazione fra famiglia e impresa. Invece lei mi ha fatto capire, dottor Mario, che invece è molto comune questa cosa qui di famiglia e impresa, nella microimpresa stiamo parlando, nelle piccole imprese.
Sì, pensi a lei all'esempio che ho fatto adesso alla fine di questa azienda da 7 milioni e mezzo di euro di fatturato. Non è mica piccola, hanno 25 dipendenti, ma se succede qualcosa al titolare, cioè, finisce nell'azienda perché la maggior parte delle aziende venete, ma del nord-est, italiane, diciamo, sono legate strettamente alla storia familiare dei proprietari, di chi l'ha fondata. Se succede qualcosa a loro e non si è pronti, l'azienda va in crisi, ma sa quante volte mi sono trovato a dover parlare ad imprenditori che sono rimasti sorpresi dal fatto che se loro fossero venuti a mancare, l'azienda sarebbe andata in mano ai loro figli e sarebbe entrata in crisi inevitabilmente, perché a quel punto interviene il giudice tutelare e l'azienda va in crisi. Bisogna tenere conto di questo sicuramente. Di questi vari aspetti qua, effettivamente è una cosa che avendole sempre vissute, ma non avendole mai pensate, analizzate, mi hanno sorpreso. Tra l'altro, lei, signor Pancheri, cos'è? Un agente di commercio monomandatario o Io sono un agente plurimandatario? di commercio monomandatario, ma ho svariati interessi, diciamo, come professione sono agente di commercio e dopodiché, ho altri svariati interessi in altri campi, no? Ah, ok, per cui comunque ha diversificato il rischio, Ho insomma, perché essendo diversificato, l'agente sì. monomandatario, dipendendo solo da un'azienda. Sì. No, io ho diversificato in varie cose che tutte, per il momento, diciamo così, non è al 100% della redditività, però un buon 90% delle varie aziende hanno rese positive, diciamo. Sì, Carlo, tra l'altro, a conforto di quello che stai dicendo tu, stamattina mi sono trovato con un comune, con il vice sindaco, nonché un alto funzionario di un settore chiave di questo comune, dove si sta cercando in qualche modo nei prossimi anni di andare ad aprire un parco tematico importante con una superficie recuperata e con un investimento a parecchi zeri, a varie decine di milioni di euro, senza dirti né il comune né chi né come lo fa, ma la problematica era esattamente questa. Il comune dice: io mi sto imbarcando in un percorso burocratico, nonché anche di immagine rispetto alla provincia, alla regione, agli stakeholder, ai futuri, cercando di promuovere investimenti, nonché dipendenti che avranno a che fare, che daranno vita nel territorio a un processo molto importante di qualificazione di quest'area, quando poi la persona che va a investire si avvia gagliardamente verso gli 80 anni, è single, accompagnato con una modella di 30 anni, ha dei villaggi turistici in Brasile, la salute è claudicante. E dice: ma questa persona quanto avrà voglia di aspettare gli anni, o se avrà la salute per resistere agli anni, che dal momento X, quando è stato depositato il progetto e l'accordo di programma in comune, a quando si andrà a tagliare il nastro con il parco dei divertimenti aperto con i ragazzini e le famiglie che andranno all'interno a giocarci? Cioè, era una riflessione di un piccolo comune, però su un investimento molto importante. In questo caso, questa persona ha fatto l'analisi del rischio o è semplicemente un giocattolino che dice: beh, ho qualche milione di euro, non so cosa fare, provo a vedere se in quel comune riesco ad andare ad aprire una situazione così di investimento. Mi è venuto in mente questo perché proprio poi per lui può essere il giocattolino, per tutti quelli che tecnici, consulenti, politici, futuri dipendenti e quant'altro, fornitori, insomma, magari gli cambia anche, gli fa la differenza perché darà un indotto di lavoro molto importante, insomma, in una zona anche. Non so se c'entra qualcosa, ma. Guarda, il metodo di lavoro con lo standard ISO 31000 è adatto, è stato studiato ed è adatto per fare una valutazione dei rischi per qualunque entità che abbia una valenza di tipo economico, quindi aziende, associazioni, pubbliche amministrazioni, comuni. Io ho una specializzazione sotto questo aspetto.
però nulla vi, anzi secondo me è auspicabile che il comune faccia un piccolo investimento e calcoli quali sono i rischi assieme all'imprenditore che vanno valutati, perché se adesso mi hai fatto la battuta della modella 30enne che accompagna l'imprenditore, ma lei magari non ha interesse in futuro a tenere aperto il parco, e quindi una volta aperto dovesse venire a mancare questa persona che ha investito questi soldi, lei magari vuole essere liquidata entro 6 mesi con milioni di euro, e chi li tira fuori? Se il comune o la pubblica amministrazione o l'associazione o chiunque è in grado di fare un calcolo di questo genere e di prevedere un futuro, può anche porre dei correttivi o arginare i rischi, o sapere che un giorno questa cosa capiterà e già avere una soluzione. Questo secondo me va fatto quando si fa un investimento del genere che coinvolge non solo il conto corrente della persona, ma tutto un indotto che si viene a generare. Secondo me è anche un dovere morale fare una cosa del genere. Assolutamente sì. Chiedo se ci sono degli altri interventi delle persone che ci stanno ascoltando. So che qualcuno è consulente d'impresa, altri comunque hanno a che fare con le aziende tutti i giorni. Abbiamo ancora 9 minuti, ma se non ci sono domande particolari andiamo a interrompere il seminario, e dando comunque appuntamento a tutti, sicuramente all'interno degli sportelli mentori di Confesercenti e della Camera di Commercio. Vi invitiamo comunque anche a registrarvi alle newsletter periodiche, consultare appunto le pagine social sia di Confesercenti che di Camera di Commercio per questo ed altri eventi, e per quanto riguarda la gestione del rischio, appunto, potete fare riferimento direttamente a Confesercenti, che vi darà poi i riferimenti del dottor Carlo Mario. Niente, mi sembra che la spiegazione sia stata esaustiva, non la voglio tirare ulteriormente per le lunghe. Ti ringrazio per la chiarissima esposizione, per cui non è solamente una cosa di software o di, ma dietro c'è una formazione, credo anche il fatto di appunto di dare valore sicuramente alle imprese che noi rappresentiamo tutti i giorni, ma specialmente anche alle persone che poi abbiamo visto che non sono assolutamente inscindibili da questo punto di vista. Bene, io vi ringrazio ancora della presenza e vedo un Lucio Chiarello, scrive chiarissimo, molto interessante, grazie. Ti ringrazio Lucio Chiarello, e diamo appuntamento ai prossimi momenti di formazione e informazione. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata.